Salve a tutti, io sono Francesco Fusillo e qua c'è Maurizio Marangoni e stiamo cercando di spiegare come una macchina Windows può funzionare con una installazione di sodo Linux e quindi alla fine avere un dual boot che permette di scegliere il sistema operativo di partenza. Questo è un normalissimo Windows, come si può vedere, che abbiamo appena installato per fare un tentativo di prova e per fare questo video. Inserisco il DVD di Sody Linux nella macchina perché adesso andrò a spegnerla e quindi se il DVD deve essere già dentro nella macchina. Quindi adesso metto dentro il DVD e lo metto dentro e spengo la macchina. Al riavvio dovrò guardare bene che la macchina abbia il boot da DVD perché così quando la macchina quando è in modalità live potrò fare la scelta dell'installazione. Macchina spenta, accendo. Ecco. Allora, vado a vedere se il BIOS è da DVD. Boot, priorità è già da DVD. Perfetto, non devo fare assolutamente niente. Parte subito da DVD, secondo DVD, disco fisso. Quindi la priorità di boot è già da DVD. Non posso far altro che uscire così com'è e aspettare il boot, della macchina. Ecco, ha già visto che dentro il CD lettore DVD c'è ISO Linux, lo avvio, la macchina mi dà questa schermata, io scelgo Live Boot in questo sistema, cioè lo voglio provare. Prima di fare qualsiasi installazione è bene provare il DVD, cioè verificare che la macchina funzioni bene. Una macchina che ha almeno 512 MB di RAM e che sia 2 GHz fino a 7, 8, 10 anni fa massimo, funziona bene e se no automaticamente parte, ecco, fra 2 secondi, 1 secondo, ecco che carica il sistema operativo. Quindi prima di fare qualsiasi installazione, come adesso noi andremo a fare, verificheremo che la macchina abbia tutte le funzioni operative. E quindi poi dopo installeremo il sistema solo dopo aver verificato che la macchina va scheda audio, scheda video, lettori, mouse e tutto quanto. Perché Sody Linux va su tutte le macchine, PC portatili, netbook, server. Invece bisogna fare molta attenzione per quelle macchine che hanno Windows 8. Lì è una questione più delicata, è meglio portare pazienza. Per i netbook Sody Linux si può mettere su chiavetta USB e per questo abbiamo fatto un altro video che è online, basta cercarlo, si vede come si costruisce una chiavetta USB con il sistema operativo Sody Linux sopra e quindi poter anche avviare i netbook. Adesso chiudiamo la registrazione, la riprendiamo quando sarà caricato il sistema operativo e ci vogliono un paio di minuti perché questo DVD è 3 GB.2 o .3, quindi è bello corposetto, quindi ci vuole del tempo che il lettore legga tutto e che carichi. Riaccendiamo il video quando il sistema sarà aperto completamente e faremo le scelte di installazione. Ecco, Sody Linux si è avviato, la moda live, adesso verifichiamo che va un po' tutto, ambiente ufficio, gestione delle LIM, ecco. Insomma, funziona tutto. Abbiamo verificato che va anche audio, va anche il video funziona bene, ma funziona bene. Insomma, abbiamo deciso di installarlo. Questa è una macchina di prova e quindi va benissimo l'idea di farlo. Allora, gli ambienti sono qui. Sistema, amministrazione, installa la release. Scegliendo installa si apre l'interfaccia grafica di scelta. La password di amministrazione per questa operazione è scuola. Per tutte le azioni la password è scuola.
con la C. A questo punto si apre una finestra e iniziano in 7 passaggi l'installazione. Scelgo l'italiano, avrei altre scelte come si nota, ma io scelgo l'italiano, vado avanti. Anche in questa porzione di video faremo delle interruzioni nel momento in cui caricherà tutti i file, perché ci vorranno un 10 minuti, dipende dal processore e dalla RAM. Quindi adesso faccio tutte le scelte e ci interromperemo nel momento dell'installazione completa. Vado avanti, l'ora è questa di Greenwich. Step 2. Step 3. Chiede la tastiera se voglio quella italiana. Ok, vado avanti. Adesso nello step 4 dovrebbe chiedermi dove mettermi, dove mettere Sodi Linux. Verifica le periferiche e le tastiere, la tastiera. Ecco qui. A questo punto è un punto cruciale. Qui c'è Windows 7, un disco da 109 MB. Io gli dico, scelgo non di cancellare l'intero disco, perché mi fregherei l'intero disco con Sodi Linux, cioè con Ubuntu. Scelgo una soluzione bilanciata. Installo accanto agli altri sistemi e scelgo l'avvio. Quindi con questo cursore decido quanto spazio dare a Linux e quanto spazio dare a Windows. Siccome di Windows non me ne frega nulla, lo confino in 16 MB e lascio 60 GB alla distribuzione Linux. Quindi lo castigo e lascio tutto lo spazio a Linux. A questo punto vado avanti. E la macchina installerà Linux nel disco fisso, riservando la gran parte di spazio a Linux. Avrei potuto fare anche il contrario, ovviamente, ma siccome i dati non li salverò sul disco fisso di Windows ma su quello di Linux per comodità, adesso indico il nome di questo computer. Qua noi, per andare sicuri, chiamiamo tutto scuola, che abbiamo deciso essere meglio, la cosa più facile. Mi sposto la tastiera, se no copro la telecamera. Ecco, password, per non dimenticarla, scrivo sempre scuola, tanto poi dopo se voglio cambiarla c'è sempre modo di cambiarla nell'interfaccia di gestione delle password. Lui dice che è fragile, non me ne frega niente. Scrivo richiedi la password per accedere, perché sennò dopo un po' ce se la dimentica, è meglio scrivere ogni volta. Dico avanti e vado allo step 6. Lo step 6 riassume le scelte: italiano, scuola, località, importazione, in che disco va, eccetera. Gli dico installa. E adesso lo fa. Se in Windows ci fossero stati degli utenti, ci sarebbe stato lo step nel quale mi si chiedeva se voglio mantenere gli stessi utenti di Windows anche con Linux. In questo caso non c'era, quindi lui adesso procede all'installazione. Non faccio altro che aspettare. A fine corsa mi verrà chiesto se voglio riavviare e io, per curiosità, riavvierò la macchina e vedrò la possibilità di scelta Windows o Linux. Ebbene, al riavvio, far riavviare la macchina con Windows, perché dopo la strizzata che gli abbiamo dato del suo disco fisso si deve ricollocare bene. Il secondo riavvio farò andare Windows. Adesso chiudiamo la registrazione perché si copiano i file con tutta tranquillità. Vai. Ecco, dopo un quarto d'ora, Maurizio, quarto d'ora, processore 3000 con giga di RAM, un quarto d'ora più o meno si è completata l'installazione. Il computer a questo punto ci chiede: vuoi continuare a provare o riavviare?
Io sono curioso di vedere, ma vedo già funzionare bene la macchina, vedo la rete, vedo tutto. Comunque riavvio. E a questo punto il computer si spegnerà, mi espelle il DVD. Eccolo, un attimo. Espelle il DVD. E io farò il riavvio della macchina e dovrò vedere la schermata di scelta fra Windows 7 e Sode Linux. Ecco il DVD che esce, è uscito, invio, enter, mi scuso, e la macchina si spegne. Sarà mia cura riaccenderla, eccola, per vedere e verificare che sia andato tutto a buon fine. Non trova il DVD e quindi la macchina parte da disco fisso, però trova i due sistemi. Eccoli qua, trova Linux in la versione che ho messo. Queste sono anche la modalità ripristino di Linux. Ecco che purtroppo è partito perché mi sono rallentato, è partito Linux, invece io volevo far partire Windows. Allora lo riaccendo. Di solito non chiacchiero quando faccio andare il computer, lo riaccendo, riparte la macchina e c'è da scegliere. Abbiamo dato solo pochi secondi per scegliere, no, mi pare che siano 8. Io vado su Windows e gli dico inviati da Windows. Adesso la macchina è bene che parta da Windows perché, come dicevo prima, il file system di Windows si è un po' schiacciato dalla mia scelta e deve mettersi a posto. Verifico che va Windows e sono sempre, anche se il 99,9% delle installazioni va bene, sono sempre momenti di attenzione. Eccolo che controlla il file system, verifica che tutto sia a posto anche se è ristretto, la lascio fare questa operazione anche se mi porta via del tempo. Lui si ricontrollerà e ripartirà come prima. Quindi adesso c'è un po' da aspettare, mettiamo in pausa la telecamera e quando finisce lo riaccendiamo perché ecco, sta andando avanti molto veloce, probabilmente non è tanto arrabbiato. Bene, mettiamo in pausa. Vai, 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 vai. Prima di fare un'installazione è meglio fare uno scandisk e fare un defrag con Vai, 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 vai. Windows. Vai. Ecco, finito il controllo e il computer si riavvia. Naturalmente riparte dal dual boot, cioè dal punto di partenza. Cerca il disco fisso, l'ha trovato, io scelgo Windows. E adesso dovrebbe partire senza nessun intoppo. Come diceva Maurizio un attimo fa, durante la pausa di registrazione, prima di fare l'installazione di Linux e mettere mano alla ripartizione del disco fisso, è bene fare uno scandisk e un defrag, in modo che i dati siano tutti raccolti e ordinati. A quel punto l'organizzazione di Windows diventa più facile quando c'è il riavvio. Ecco che è partito bello come il sole, Windows, anche se noi non lo usiamo ormai più. E verifichiamo che funziona, poi dopo facciamo l'avvio di Linux e è finita l'operazione. Eccolo qua, bello o perlomeno funzionante, se non bello, con tutti i suoi programmi, le sue robine. Boh, funziona, lo spengo e lo riavvio con Sode Linux. Tanto Windows è inutile. Tanto Windows non lo usiamo più, ci crea qualche problema e basta. Quindi ecco che è spento. Io adesso lo avvio. Ecco, la priorità di avvio è su Linux, per cui se l'operatore non va a indicare una scelta, la priorità noi l'abbiamo messa su Linux. Ci sono 8-9 secondi per scegliere, dopo lui parte con Linux. Ecco, se io lascio stare, vedete 7 secondi, 6, 5, 4, dico invio e parte. Ovviamente la partenza di un computer dal disco fisso è ben più veloce della partenza del computer dal lettore DVD perché il dialogo è molto più
Arzillo molto più veloce, anche se questo è un 3000, sì, che è un Pentium 4 3000, quindi non è una Ferrari. Però, come si vede, il tempo è proprio quello che vedete. Dovrebbe aver sta caricando l'interfaccia grafica perché è sparita l'immagine. Bisogna smontarle tutte queste cose. Bene, è partita la macchina, c'è un segnale di errore, ma non è un errore perché questa è la versione per le LIM e non trova le LIM. Non c'è nessun problema. Non trova le LIM e ci dice dov'è sta LIM, le LIM ricche per capirsi. Ed ecco, questo è installato perfettamente in ordine. Funziona tutto. E per dimostrare che funziona vado in Gparted e vi mostro come ha strutturato scuola, come ha strutturato il disco fisso e il nostro lavoro di installazione. Eccolo qui, questo è Windows, questo è Linux con formattazione con file system x64 e questa è la swap, la memoria swap di Linux. Quindi si è visto i 74 giga di disco come sono stati ripartiti. Fatto questo non c'è più niente da fare, ogni volta che si parte si sceglie e si decide come usare la macchina. Ovviamente se io salvo dei dati su Linux li troverò nelle risorse, quindi cartella documenti, immagine, musica, video oppure qui sul monitor. Se voglio andare a pescare dei dati, non dei programmi, dei dati che avevo su Windows, a quel punto devo entrare nelle risorse e andare a guardare nel file system di Windows i miei dati. Il file system di Windows è questo, quello da 16 giga, infatti se io lo apro troverò Windows. Cliccando su Document and Setting e al default user entro nel desktop e posso vedere i miei dati applicazioni. Vedete, questo è praticamente è tutto Windows. Il desktop di Windows è questo, è vuoto perché era un'installazione. Se avessi robe su Windows le vedrei qua. Non consiglio comunque di lasciare cose su Windows perché è molto molto a rischio per la questione dei virus. Per smontare il disco come qualsiasi chiavetta, tasto destro sul dispositivo smonta. Ecco fatto, a questo punto la macchina è a posto in dual boot. Arresto e io ho bel di Linux, bello come il sole, a mia disposizione. Un'ultima cosa, questo di Linux è un Ubuntu 10.04, quindi per tutte le macchine, come dicevo prima, un po' di mezza età va benissimo. Va benissimo e non c'è bisogno di fare aggiornamenti. Quello che faremo nuovo probabilmente dovrà essere studiato ampiamente perché Microsoft su Windows 8 ha portato delle modifiche notevoli ed è molto difficile metterci le mani. Come vedete è una 10.04 Lucid Lynx, quindi chi ha Windows 8 non consiglio di installare nulla. Se hai Windows 8 RT assolutamente, perché non può, perché devi andare a comprare qualsiasi software da Microsoft. Chi ha Windows 8 normale il freeware lo installa, ma io consiglio per adesso, finché non avremo chiarito bene come poter fare, di non installare né Sodi Linux né Ubuntu né Windows né nulla, perché ha un sistema di secure boot che crea un grande fastidio e problemi. Devo dire qualcos'altro, Maurizio? Basta così. Perfetto, provatelo, installatelo e divertitevi con i software educativi di Sodi Linux. Buona sperimentazione, Francesco Fusillo e Maurizio Marangoni, vi auguro di divertirvi. Una mano di saluto e alla prossima. Salve.